per l'ammodernamento dei rotabili. La ringrazio. L'onorevole Giulietti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. 5 minuti. Grazie Presidente, io ringrazio il Governo per la risposta e per gli impegni presi in futuro. Oggi siamo ad ottobre e le preoccupazioni che abbiamo avuto per i mesi estivi non vorremmo che si manifestassero in modo ovviamente differente per i mesi invernali. Prendo atto degli impegni del Governo sia su Intercity, sia per quanto riguarda la pulizia, sia per quanto riguarda la manutenzione. È evidente che la Regione Umbria necessita di un sistema ferroviario di trasporti più efficiente. È evidente altresì che il Governo e la Regione insieme dovranno su questo, attraverso i contratti di servizio, attraverso un impegno comune, poter garantire ai pendolari, a chi usufruisce del trasporto su ferro, adeguati servizi in termini di pulizia, di efficienza, di puntualità. Uno dei problemi che tra l'altro ci si pone spesso anche al di là del periodo estivo. Tra l'altro, io auspico anche che Governo e Regione, ma soprattutto in un rapporto stretto tra RFI e la rete ferroviaria regionale, si possa insieme anche su questo procedere ad un miglioramento della rete ferroviaria umbra, tenendo anche presente che la stessa rete regionale, con la parziale interruzione di quella che era l'ex Ferrovia Centrale Umbra, oggi ha bisogno di maggior impegno e maggior manutenzione. Per questo è auspicabile che Regione e Governo trovino il modo di un rapporto sempre più sinergico per quanto riguarda il rapporto tra rete ferroviaria italiana e la rete regionale. In questo per poter garantire interazione, ma anche per poter supplire a carenze comunque presenti nel territorio. Dopodiché nel contratto di servizio si potrà trovare anche qualche necessario aggiustamento che consente ai pendolari umbri di poter avere un servizio migliore. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Gallinella, che anch'esso ha la facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego. Grazie Sottosegretario De Caro. Lei ha evidenziato due aspetti, uno la questione dei servizi regionali e uno la questione dei servizi intercity. Chiaramente a denti stretti l'ha detto, ma ha evidenziato che il materiale rotabile dell'Umbria è piuttosto anziano e la manutenzione e l'aggiornamento delle carrozze la Regione non l'ha fatto, quindi le responsabilità sono ben chiare. Responsabilità che poi si sono dimostrate anche sull'FCU che è stata appena citata perché è stata interrotta una linea, c'è cioè il servizio sostitutivo autobus perché nel tempo la Regione non ha fatto nulla. Quindi sul servizio regionale le responsabilità sono piuttosto chiare e noi più volte l'abbiamo denunciato e abbiamo fatto anche altre interrogazioni sul fatto della lesione del diritto alla mobilità per i cittadini umbri. E abbiamo anche scritto al Ministro Delrio su questa questione, ma anche con un'altra interrogazione sperando che a breve ci risponderà. Sulla questione dell'Intercity, chiaramente sono treni che vanno sul mercato, gestione di Trenitalia e lì ovviamente il governo sicuramente ha più potere di intervenire rispetto alla mediazione regionale che la regione appunto fa con Trenitalia. La questione che abbiamo sollevato con questa e con altre interrogazioni è che purtroppo la regione, diciamo Umbria, per tanti motivi, anche perché c'è un unico binario, non ha un servizio efficiente dal punto di vista ferroviario, sia soprattutto con i collegamenti che vanno da Perugia a Roma, anche perché alcune tratte del raddoppio è sparito, nonostante i soldi stanziati, non si sa che fine hanno fatto determinati lavori.